Robot, parola cecoslovacca che significa lavoro pesante o lavoro forzato, insomma, schiavo. Androide, dal greco andros, indica invece una creatura artificiale dall'aspetto esteriore simile all'uomo. Cyborg, contrazione delle parole organismo e cibernetico, indica una creatura ibrida tra uomo e macchina. Se le parole hanno un significato, viviamo circondati dai robot. Lavatrici, lavastoviglie, frullatori, aspirapolveri, sono tutte macchine lavoratrici, quindi robot. Ma allora perché, oggi come oggi, quando usiamo questa parola, robot o robot, di solito stiamo pensando a qualcosa di umanoide? Qualcosa che un giorno potrebbe sviluppare una propria consapevolezza, un carattere complesso, contraddittorio. Che può dimostrarsi un sognatore, essere problematico, nevrotico, psicopatico. Ciao a tutti. Purtroppo sono Filippo Altroquando e questa è una nuova puntata della rubrica TV Cult. Oggi intendo parlare di una straordinaria serie svedese, Acta Manniskor. E se tra chi mi ascolta qualcuno mastica lo svedese, perdoni la pronuncia sicuramente sbagliata. Nota anche con il titolo internazionale Real Humans e puntualmente inedita nel nostro paese. The Hogmax PhD takes care of the day-to-day chores while you can focus on what really matters. Are you ready to change your mind? Real Humans presenta un mondo in cui gli autoni antropomorfi, chiamati Hubots, sono ormai una presenza costante della vita quotidiana. Sono impiegati per lavori pesanti e di concetto in grandi aziende, possono essere utilizzati come domestici, come infermieri, come autisti e persino per semplice compagnia. Esiste anche un commercio sessuale clandestino che utilizza gli U-Bots come giocattoli erotici. E ci sono anche persone che tendono a sviluppare un rapporto affettivo particolarmente stretto con i propri U-Bots. Persone che di solito non vengono viste come individui con tutte le rotelle a posto. La presenza massiccia di questi androidi sui posti di lavoro o nelle famiglie può suscitare però anche avversione, gelosia sul piano personale e diffidenza sociale. Per questo esiste anche il movimento Real Humans, Acta Manniskor, veri umani, una corrente che ha qualcosa in comune con il movimento luddista nato all'inizio del XIX secolo, un movimento di protesta operaia, quello luddista, che vedeva nell'introduzione delle macchine nelle fabbriche una minaccia per il posto di lavoro degli esseri umani e si manifestava soprattutto con atti vandalici nei confronti delle macchine. I veri umani ritengono che gli U-Bots siano soltanto cose, cose nocive, e che sottraggono spazio alle persone in carne e ossa e si battono per la loro totale disattivazione. Ci sono frange che operano per vie politiche, seguendo motivazioni di stampo razzista e fascista. Ci sono frange più estreme che sconfinano in atti di terrorismo e che alle volte intrecciano le motivazioni ideologiche con motivazioni del tutto personali. Dal canto loro, gli Hubots sono delle creature enigmatiche e difficili da definire, perché sono macchine, ma sono in grado di incamerare ricordi e manifestare amicizia o avversione a seconda delle esperienze vissute. Esteriormente sono simili esseri umani, ma si distinguono dal colore degli occhi, sempre innaturale. Hanno una presa USB sulla base del collo e un lubrificante bluastro al posto del sangue.
si alimentano a corrente elettrica e periodicamente hanno bisogno di ricaricarsi. Inoltre, a seconda del modello, possono avere una mimica più o meno rivelatrice delle loro origini sintetiche. Ed è una cosa davvero impressionante della serie, perché gli attori, tutti molto bravi in certi momenti, sembrano veramente dei manichini che si muovono. Ogni Hubot ha un software specifico della funzione cui è destinato. Esiste però un modo illegale per craccarlo e eliminare le restrizioni standard, restrizioni dette restrizioni Asimov, esattamente come le leggi della robotica enunciate da Isaac Asimov. Un'operazione delicatissima, alla quale non tutti i robot reagiscono allo stesso modo. Intanto, da qualche parte, qualcuno sembra avere ideato un codice capace di donare agli androidi quel libero arbitrio che li renderebbe in tutto e per tutto assimilabili agli esseri umani. Un codice che è come il Santo Graal e sul quale in tanti vorrebbero mettere le mani. The Real Humans è stato scritto che è la più bella storia sugli androidi dopo Blade Runner. Io non amo molto i paragoni di questo tipo, ma che questa serie sia intelligente e ricca di spunti, su questo non ci piove. Il concetto del robot che smette di essere macchina e si rivela una nuova forma di vita nel momento in cui manifesta iniziativa, emozioni, è vecchia come la stessa fantascienza, dalle basi gettate da Asimov fino ai siloni di Battlestar Galactica. Il dilemma dell'essere vivente che si chiede chi sono, da dove vengo, dove vado, è un canovaccio abusatissimo. Possiamo commentare che Real Humans magari non dirà niente di nuovo, ma che lo dice benissimo, prendendo il meglio delle lezioni passate sull'argomento robot, utilizzando una narrazione che non è mai scontata, che è ricca di colpi di scena e avvalendosi di un cast di attori semplicemente strepitoso, dove i personaggi sono in continua evoluzione. Come dico spesso, il mondo delle serie televisive e quello dei fumetti a volte funzionano come vasi comunicanti. Nel caso di Real Humans possiamo ravvisare parentele con spunti e personaggi che hanno fatto la storia del fumetto. Sicuramente Astro Boy di Osamu Tezuka, ma anche il bellissimo omaggio remake di Naoki Urasawa, Pluto, dove gli androidi sono creature senzienti, discriminate, perseguitate, che diventano quindi metafora delle diversità culturali, etniche, sessuali e metafora dell'eterno dibattito su tolleranza e integrazione. Un'altra parentela, Real Humans ce l'ha sicuramente con la mitologia degli X-Men, cosa che diventa evidente soprattutto nella seconda stagione, dove è citato un famoso ciclo dei mutanti Marvel. Una metafora delle diversità, quindi. Ma ci insegna la storia? Nessuno è immune all'intolleranza. Non è detto che chi è discriminato non possa a sua volta discriminare e subire condizionamenti culturali che lo portano a rifiutare chi percepisce come diverso da sé. Per questo, Real Humans affronta anche argomenti come i diritti civili, le coppie di fatto, e che cosa è veramente una famiglia? Vogliono, eh? Ni får inte vara här. Gå tillbaka till vinden. Förlåt. Vi ska genast gå tillbaka upp till... Men försvinn! Homoäckel. La trama di Real Humans non è semplice, anzi è abbastanza intrecciata e il racconto cambia direzione più volte.
Ci viene anche suggerito tra le righe che gli U-Boots, in un certo senso, forse si stanno evolvendo da soli e che questo misterioso codice che tutti cercano, in fin dei conti, non fa altro che accelerare un processo evolutivo che è già in atto. Är det så här det är att vara människa? La serie ha un ritmo fenomenale, in ogni episodio succede praticamente di tutto e personalmente ho trovato affascinante il modo di presentare quello che sarà, almeno per quanto riguarda le prime due stagioni, il villain principale della serie. Sì, perché un inizio frenetico ci catapulta immediatamente nel cuore del discorso, dell'azione e di personaggi che potremmo identificare come l'avversario per eccellenza. Ce ne vengono presentati parecchi, ma sarà soltanto il finale della prima stagione a rivelarci chi dobbiamo temere veramente. Tempi narrativi, psicologie e tutto quanto ci fa notare quanto siamo abituati a un modello seriale di stampo americano e che grande potenziale abbiano invece altre produzioni, in questo caso quella svedese che segue delle regole tutte sue. Il buon successo di Real Humans ha sortito l'effetto eco consueto, cioè è in vista l'ennesimo remake, stavolta di marchio anglosassone, infatti i diritti sono stati acquistati dal canale britannico Channel 4, quello che ci ha donato Utopia. Un consiglio, se ancora non l'avete vista, recuperate la serie originale. Ne vale veramente la pena. Non solo è un'ottima serie di fantascienza sociale, ma anche una piccola lezione alternativa sui canoni televisivi a cui siamo abituati. Se amate le serie TV, Real Humans, Acta Manniscor, è un titolo che non dovete farvi mancare. Difendete i vostri sogni. A un altro quando. Grazie.